CRM. Dai Angelo! Valentines. Ripresa la partita 41-49 per il Pacheco, c'è stata prima una bomba di Valentinas e un canestro di Angelo che prova da tre, fa canestro. Angelo è veramente in giornata. E diciamo che è una giornata che dura da 15 giorni, quando domenica ha fatto addirittura 21 punti. Il buon rimbalzo di Urso che deve la palla sul Peppe De Rasi e Angelo di nuovo Lombardo porta la palla avanti chiamando uno schema corna, che ormai uno schema che sfrutta un pick and roll di un pivot che esce e segna a Urso a tabella da 3. Peppe, quanto era voluto questo tiro da 3 secondo te? Non avrei mai fatto un tiro da te sul primo passaggio, la fortuna ci ha aiutato, abbiamo rischiato, fortunatamente siamo a meno 2, però guarda, secondo me Urso ancora non è entrato assolutamente in partita, fa degli errori grossolani, si è fatto fischiare un tecnico, anche queste conclusioni fortunate, per carità, perché è stata una conclusione fortunata, ma sembrano troppo precipitose, non sembrano da persona concentrata e da persona che io ti chiedevo quanto secondo te ha cercato di tirare a tabella o gli è entrato in fortuna a tabella da 3, ecco questo volevo sapere. Non penso che sia stata una cosa voluta a tabella. Comunque, però la santa tabella ti aiuta sempre, certo. Valentinas da libero che fa canestro e porta il Pacheco a 50. Il fallo era stato commesso da Urso e deve anche regolarsi perché la situazione falli è abbastanza grave. Porta avanti palla Pirrone che ferma il palleggio e consegna Angelo Lombardo. Chiama testa, lo schema testa. Ecco il solito pick and roll, stavolta va via Urso, gioca uno contro uno Angelo o fa un po' tutto da solo in questa azione, non tocca neanche il ferro e subito, come vedi, il Pacheco in contropiede. Quindi sono veramente velocissimi questi ragazzi. Stavolta è scivolato forse su una pozza di sudore perché Terrasi non ha commesso il fallo. Rimessa per il Cefalù a 8 minuti e 9 dalla fine. Io del credo, terzo. Un tiro di Monaco mentre Peppe parlava da 3 che purtroppo non è stato fortunato. Ora entra un giocatore abbastanza esperto per da parte del Pacheco, il numero 20 Castiglione. Entra uno dei più esperti di Pacheco, una delle persone che ha più esperienza e anni. Noi abbiamo anni. Intanto, a proposito di anni, abbiamo ancora Sgarlata in panchina che sta riposando, quindi Massimo dopo il buon primo quarto e pure il secondo quarto sicuramente non è che lo sta punendo non facendolo giocare, ma se lo sta veramente risparmiando. Circola la palla sempre sul perimetro, una palla sotto non arriva, prova Urso per la disperazione il tiro ma è un tiro sbagliato. 47-51 a 7 minuti e 11 dalla fine del terzo quarto. E si scalda Scarlata, credo che verrà sostituito, ecco. Urso, tra l'altro penso che Massimo voglia approfittare del fatto che in quest'attimo Pacheco è con Valentinas fuori e anche con Poma, credo fuori, no, Poma in campo, io dico con Valentinas fuori probabilmente potremmo cercare di essere pericolosi in queste fasi dell'incontro. Sì, Sgarlata si sta riscaldando ed è pronto, Angelo sta forzando un poco. Comunque Monaco dal perimetro guarda il canestro e ci prova, stiamo tirando troppo da fuori, non ci sta, c'è un blackout da parte del Zanella Cefalù che non riesce a formulare più gioco. Qualcuno che metta palla a terra e a penetrare contro questa difesa, a batterla. Buona la difesa su Faran, parte il tiro, taglia fuori Urso, devia il pallone, questa palla si deve prendere, bravissimo Monaco, uno contro uno contro Poma, ecco passa la palla a Urso che ha la forza di correre in contropiede più di una guardia.
Cefalù ha voglia di vincere questa partita, Cefalù ha voglia di non farsi staccare dalla capolista, c'è qualcuno che metta palla a terra, che faccia un po' di gioco in più, prende posizione Scarlata ma non è servito da Peppe che preferisce servire per loro dal perimetro, tiro da tre, il tiro in balzo è lungo per fortuna di Cefalù, è in mano a Angelo che cerca ancora l'uno contro uno con Oddo, lo batte, va a tirare, peccato, il tiro era buono, è stato un po' sfortunato in questa occasione. A questo punto Ciccio non vorrei che si ci mettesse pure la sfortuna, perché è vero sì che facciamo cose che non dovremmo fare, forzare tiri da tre, però quando arriviamo sotto canestro e vai a beccare il ferro come in questo caso, dico, speriamo che come in altre occasioni la fortuna si giri dall'altra parte. Sì, la fortuna è una variabile che non puoi assolutamente controllare. Comunque non è sfortuna, se il pallone è uscito purtroppo era stato tirato male. È stato tirato poco male rispetto a come doveva essere tirato, però è stato tirato sempre male, poco male, quindi il pallone è uscito per poco. Ecco intanto, che si libera intanto mentre Lombardo manovra la palla, Fiasconaro dalle disposizioni alle sue guardie si pasticcia un poco all'altezza del limite della campana, Faceco riconquista la palla, un tiro facilissimo per Poma e non può sbagliare, è stato lasciato praticamente solo all'altezza della linea del tiro libero, una palla in profondità per Terrasin, in quest'attimo recupera Paceco ma è rimessa per Cefalù, rimessa dal lato corto del campo, è Pirrone chiama lo schema, prende palla Maniscalco che dà la palla al nostro playmaker, prova un uno contro uno forzato, però almeno subiamo fallo, è quello che dicevi tu poco fa Ciccio, se non proviamo le penetrazioni con questo Paceco non riusciamo a spuntarla proprio. Certo, infatti ha subito fallo, Angelo ha fatto una bellissima azione, è sempre è bello vedere giocare a pallacanestro con azioni belle, si è appresa a tirare i tiri liberi, Maniscalco vedi ha velocizzato un poco di più la manovra di Monaco che fermava un poco troppo la palla, però Carmelo Serra sicuramente nella parte finale quando il pallone comincerà a scottare. Pirrone sta giocando bene, Pirrone sta facendo girare la squadra, ha preso palle, ha recuperato palle importanti e Peppe Terrasi pure lo vedo un poco più vivo al rimbalzo, ci servono i suoi centimetri, ci serve la sua altezza, ora assieme a Sgarlata credo che sia una coppia difensiva abbastanza solida. Dentro i due di Angelo Lombardo, ci avviciniamo 51-55 in diretta dalla Pala Ignazio Cefalù per questa radiocronaca con Ciccio Delise, Peppe Livecchi e Roby D'Antoni per commentare tutto quello che sta accadendo proprio in diretta su 101.4 su crmpradio.it. Parte intanto il contropiede di Cefalù, Pirrone non ha il coraggio di sfidare uno contro uno Oddo e ripassa la palla a Angelo che invece non ha paura di tirare ma il tiro è corto da tre. Angelo deve selezionare un poco di più queste sue scelte, questi suoi tiri. La difesa di Cefalù è un po' impreparata, infatti passano velocemente la palla, il Paceco riesce a trovare un tiro abbastanza facile. Ci siamo fatti trovare impreparati su questa azione, intanto Cefalù è passato a zona, non ho capito se è passato a zona solo per un paio di azioni o se continuerà a difendere a zona, naturalmente difendendo a zona ci esponiamo molto al tiro dei ragazzi di Paceco, intanto Maniscalco corto il suo tiro da tre. Peccato perché era libero Maniscalco, c'era stata una buona azione offensiva del Cefalù che l'aveva liberato sul perimetro. Intanto Oddo cerca la penetrazione, la difesa del Cefalù è ripassata di nuovo a uomo, c'è un uomo libero lasciato là da Peppe, ora al centro dell'area prende palla e sbaglia, buon rimbalzo di Sgarlata che abbia per Angelo, questi lanci lunghi mi fanno un poco spaventare. Pirrone dimostra di non avere tanta forza nelle braccia, un passaggio dall'altro lato è fatto intercettare. Di nuovo in attacco il Paceco Castiglione, il numero 20 che trova subito il compagno libero di Vico e palla erice di nuovo al numero 7 Oddo che da buon playmaker amministra ma trova un varco, penetra e sbaglia. Sgarlata perde il primo rimbalzo che non doveva perdere della partita. Castiglione fa un ottimo passaggio per Erice che si muove bene, anzi per il numero 9 di Vico che si libera bene. Molto dubbio questo fallo fischiato a Sgarlata, anche perché a nostro avviso era fermo e con le braccia alte al centro della campana. Nuovamente tiri liberi per Paceco, in quest'attimo vedo tanta confusione in difesa per
per Cefalù. Non dobbiamo mollare la guardia adesso, stavamo giocando veramente bene, credo che stia provando una sorta di box and one. Guarda Peppe la faccia di Lombardo, guarda la faccia dei giocatori, sono stanchi, ora c'è bisogno di una sospensione e di una carica veramente a livello emotivo, ci sarebbe bisogno di un bel coro del pubblico, ci sarebbe bisogno di qualcosa che deve scrollare, perché questo è il periodo della partita molto ma molto pericoloso. Qua il Paceca rischia di darci, eccolo qua, un'altra palla persa, di darci un break e se ne va e vince la partita. Credo che Massimo dovrebbe chiamare una delle sospensioni che ha a disposizione. Se è mi un vede lo chiamo. Un attimo brutto di campo. Guarda la faccia dei giocatori, la faccia dei giocatori e leggi già la loro stanchezza, la loro scarsa capacità di reagire. Guarda questo fallo pure evitabile. Sì, sono falli di ritardo legati al fatto che non c'è più lucidità mentale, non c'è ossigeno al cervello. Angelo si scusa con col proprio avversario, Angelo Lombardo, si è scusato anche con Poma, credo che abbiano chiarito subito. Massimo Fiasconaro dovrebbe spezzare il gioco e soprattutto la serie positiva di Paceco che è pubblico, adesso ha più 7. Il pubblico si dovrebbe far sentire uno. Ora il Cefalù deve reagire, questo è il momento della reazione che spero che avvenga, altrimenti la partita si incanala verso un risultato veramente favorevole al Paceco. Entra Valentinas infatti al posto del numero 7 Oddo. Torna Valentinas in campo. E Valentinas è una spina per Cefalù. Ora vediamo Angelo, speriamo che non faccia troppi falli perché si devono pure regolare per quanto riguarda i falli. Di nuovo in attacco il Paceco con più 7. E Castiglione cerca una penetrazione, sbaglia, viene stoppato da Peppe, si lamentano un poco tutti con l'arbitraggio. Comunque da l'una e dall'altra parte buona la difesa di Cefalù in questa occasione. Pirrone marca, buona la finta di Valentinas, non sul perimetro, Angelo non fare fallo, subisce il blocco, si libera Erice dal perimetro da tre e fa canestro, un lungo che pure loro ci castiga. Vedi? Ancora una volta Paceco, 10 punti adesso, 10 punti, un distacco pesantino. C'è bisogno della reazione, il pubblico di Cefalù non reagisce, la panchina neanche, una sospensione, Angelo continua a forzare, in questo momento dovrebbe prendere un po' di lucidità, questo è il momento di Fabrizio che purtroppo non c'è, subiamo un contropiede, ecco, Paceco va più 12 ed eccola la sospensione, forse doveva arrivare un poco prima Peppe, forse doveva. Io avrei chiamato la sospensione a più 7, però queste sono scelte dell'allenatore, speriamo di non... Però purtroppo pagare. È un peccato perché i segnali c'erano, i giocatori dalla faccia spenta, la paura, la stanchezza, i falletti stupidi per mancanza di lucidità come dicevi tu, quindi tutti i segnali c'erano per spezzare la partita a quel punto e ricaricare la squadra, ma soprattutto vedo un pubblico veramente silenzioso, stranamente a Cefalù, forse sono pieni di panettoni. Forse stanno godendo già le feste, oppure sono così. O le bombe da tre di Paceco ci hanno scioccato. Rassegnati un po', dice vabbè, tanto sono la capolista. Invece, questo Paceco di questa sera, ti dico, è battibilissimo per Cefalù. Perché se Cefalù gioca come ha giocato nel primo quarto, nel secondo quarto, può fare sua questa partita. Probabilmente stanno giocando le assenze, stanno giocando contro le assenze. Quella su tutti di Carlos, che magari in questa occasione avrebbe potuto dare il suo contributo, e la velocità avrebbe letto la partita sicuramente. Carlos avrebbe caricato soprattutto quella di Fabrizio Cefalù, che la velocità probabilmente avrebbe potuto mettere anche in difficoltà Paceco che rispetto a Cefalù secondo me ha dalla sua il fatto che ha indovinato tutte le bombe che ha tirato Ciccio. Purtroppo sì, chi sbaglia poco vince nel basket, loro sono primi in classifica per questo, ripeto, e Angelo si avrebbe avuto grosso giovamento da un cambio di Fabrizio che manca, perché ha fatto delle scelte un poco pesantucce, un poco dettate dalla stanchezza, e invece un po' di riposo gli avrebbe fatto bene. Intanto Peppe ripiglia la palla, Massimo ha catechizzato la sua squadra, speriamo, questo è il canestro importante, se non si fa il canestro ora si aumenta il divario. Vedi Paceco come sta aggredendo Cefalù in barca, non riesce a imbastire una trama difensiva, 7 secondi per il tiro,
un pallone di Monaco incomprensibile per Sgarlata. Il Pacheco già in contropiede, guarda, si sono sistemati, ci sta mettendo in crisi il pressing di Pacheco, che riparte poi con una marcia in più in contropiede. Forse c'erano passi in partenza in questa azione che l'arbitro non ha ravveduto, e invece viene è proprio loro l'esperienza, Castiglione che commette sfondamento, e lo commette veramente, da lui non me lo sarebbe aspettato. E infatti è arrabbiato Barbera, che chiama time out, vorrebbe chiamare time out ma non glielo danno, la rimessa del Cefalù. Però vedo Angelo stanco, vedo la faccia dei giocatori del Cefalù che non sono così arrabbiati, vorrebbe una bella bomba da tre per riscaldare, dovrebbe riscaldare gli animi anche del pubblico che si è un po' addormentato. La bomba da tre, Massimo ha pensato a mettere Carmelo dentro, le sta provando tutte secondo me Massimo, perché anche questo cambio di Maniscalco è entrato per due minuti, certo. Non si sa cosa sia servito questo ingresso di Maniscalco per due soli minuti in questo terzo quarto. Adesso è entrato prima Carmelo Monaco, sfondo fischiato, ma stava cadendo secondo me, non voleva fare sfondamento, si è appoggiato al giocatore perché stava cadendo. Sono attimi strani della partita, non vorrei che 12 punti di svantaggio, te l'avevo detto che era il momento cruciale della partita, il giocatore di Cefalù non ha saputo reagire. Ora siamo a 59-63, a 2 minuti e 15 dalla fine della partita, in posta Oddo per la sua squadra, un'altra azione offensiva. I pivot prendono posizione in area, Faran è fuori perché è gravato di alcuni falli, quindi l'allenatore non lo vuole rischiare. Mancano 7 secondi, 6, un tiro solamente per il Pacheco che va a canestro, e Cefalù veramente sta dormendo, palleggia, rimane con la palla in mano Angelo senza riuscire neanche a effettuare il tiro. È un break pesante in questo terzo quarto, abbiamo chiuso le prime due sessioni di gioco a meno 7, adesso si aggiungono altri 7 punti. Mentre in questo pubblico, quarto, dove Cefalù ha veramente avuto poca lucidità, di Cefalù è il pubblico ammutolito, è attonito, è proprio ammutolito questo, sì. Pubblico. E francamente non riesco a capire come mai non si scaldi e non incidi la squadra come al solito. E questo è strano. Comunque Pacheco, credo siano mancati proprio quegli sprazzi, quelle uscite da parte dei ragazzi che nei primi minuti c'erano, tant'è vero che il pubblico ha risposto bene, poi è quasi un po' il pubblico convinto della sconfitta e della sottomissione da parte della squadra, e la sta trasferendo stranamente ai giocatori che ormai non vorremmo dirlo, però credo che, perché ci sono falli o meglio sbagli di frustrazione, di stanchezza. Vedremo un po' se la squadra riuscirà a reagire. Siamo sotto di 14 a 10, ma Cefalù ci ha abituati anche a recuperi 17 punti di 15. Speriamo. Ti ricordi che bel recupero è stato, fatto bellissimo, poi ci ha portato, abbiamo commentato forse delle partite più belle, ma non vedo l'occhio della tigre nei giocatori. Io guarda adesso Scarlata, riproporrei il quintetto, a sto punto riproporrei il quintetto iniziale. Infatti, bravo, ti ha letto pure Fiasconaro, e Fiasconaro sta mettendo in campo il quintetto iniziale, quel quintetto che ci ha fatto vedere bel basket all'inizio della partita. Però guarda le loro facce, guarda come parlano, nessuno che incita il proprio compagno, nessuno che grida, non li vedo determinati nell'ingresso in campo di questo ultimo quarto. Mancano ormai 15 secondi, aspettiamo che il cronometro si azzeri per poter ripartire per l'ultima sessione di gioco. Ecco. Riprende la partita al quarto quarto, speravamo di arrivare a questo punto in parità, no? Con uno svantaggio di 14 punti che una squadra come Pacheco che sicuramente saprà amministrare molto meglio di un Licata o di un Canicattì. Prova il tiro subito e fa canestro, difesa veramente blanda del Cefalù su questo numero 9 che si chiama Divido. Diciamo che Carmelo Marzal ha dato 2 metri in maniera ingiustificata a un giocatore, tra l'altro Carmelo, che ha giocato soltanto il primo quarto e quindi le energie in corpo dovrebbe averle, non lo so, non riesco a capire cosa ci sta bloccando in quest'attimo. Subisce fallo Nino Sgarlata. Allora non so se hai notato, Ciccio, ci sono costantemente i raddoppi su Angelo Lombardo e su Nino Sgarlata sotto canestro, sì. Questo vuol dire che c'è astuzia tecnica da parte di Pacheco, che ha capito chi sono i nostri elementi che possono essere più pericolosi. Bravo, quelli là che possono allo stesso tempo con un loro canestro
infuocare il catino di Cefalù e quindi ridare carica a questa squadra. Prova Marsala da 3 e mette una bomba. Mettiamo questa bomba, speriamo. Potrebbe che essere un buon segnale. Meno 13 Cefalù, 67-54. Recuperare questa palla e riaprire la partita. Recuperare questa palla e riaprire la partita. Ecco Angelo che difende un poco stanco. Ora Marsala sul numero 9 di Vivo. Valentinas che passa dentro al pivot, 3 secondi non fischiati. Buona recuperiamo un rimbalzo, potrebbe ecco. Essere la, veramente l'inizio di questa rimonta di Cefalù. Angelo con tanta lucidità, tra l'altro Pacheco essendo a più 13 anche mollato, non fa più questo pressing asfissiante che ci ha messo in crisi nel terzo quarto. Palla persa, una palla sporchina, riconquista la grande caparbietà di Carmelo Monaco, che è tutta di Carmelo Monaco. È un fallo che a nostro avviso potrebbe anche essere intenzionale nei confronti di Terrasi, che era solo sotto canestro, è stato strattonato da dietro dal numero 9 di Pacheco Di Vico, che sta facendo una bella gara, ha messo dentro delle bombe determinanti per allungare nello score. Questi due punti, sono determinanti. Da segno il primo e speriamo faccia pure il secondo. Buona la determinazione di Carmelo Monaco, è questo che noi vogliamo. Peccato che Peppe non si è buttato al rimbalzo, poteva prendere questo rimbalzo corto. Sempre più 12 il Pacheco, dobbiamo recuperare di nuovo questa palla, è importantissimo. Ecco Di Vico lasciato stranamente libero, ma che sta forzando. Anche Pacheco sta commettendo degli errori, Peppe, perché con 12 punti di vantaggio non devi tirare Roberto subito dopo 5 però secondi. Probabilmente sta facendo un po' di melina, come diceva Peppe Livecchi, con i 12 punti che adesso diventano 10. Sì, ma hanno tirato subito dopo 5 secondi. Infatti, facendo imbestialire un po' il miss. La partita, perché per provare ancora a tirare dopo 5 secondi all'inizio dell'azione vuol dire che vogliono allungare ancora. Io gestirei i 24 secondi fino alla fine. Come stanno facendo ora? Come vedi? Stanno facendo adesso. Faranno. Conquistiamo questo rimbalzo. Rimbalzo, speriamo di poter essere proficui in questa azione d'attacco. Poco fa un errore stupido di Carmelo Marsala, un fallo che ha voluto cercando l'anticipo. Grande, grande Carmelo Monaco. Morbido. Una penetrazione che ci porta a meno 8 da Pacheco, mentre adesso Pacheco manovra la fase offensiva. Ancora una volta Valentinis spinge naturalmente, c'è questo fallo, c'è tutto, ma un giocatore del genere o lo marchi così, stiamo dando segnale Peppe, non puoi stiamo dando metro. Segnale che noi vogliamo recuperare la partita. Se non c'era questo fallo, questa aggressività in difesa, Cefalù se ne poteva già andare a casa. E allora probabilmente Ciccio, ti dico, non era solo questione di stanchezza, questo è il quintetto. Peccato, solo sfiorato Carmelo, potevamo conquistare sta palla. Dicevo, non è solo quintetto questione di stanchezza, il quintetto iniziale è quello giusto per cercare di combattere questa partita. Un quintetto che aveva gli equilibri giusti per contrastare il Pacheco. Peccato che non possono giocare 40 minuti solamente 5 giocatori. Però come vedi, loro 5 in campo riescono a fare bene. Ecco un'altra palla recuperata. Buona la difesa del Cefalù. L'arbitro invita alla calma Carmelo Monaco e chiama una sospensione. Barbera chiama benissimo una sospensione. Angelo sta chiedendo l'aiuto del pubblico. Il pubblico sta cominciando a svegliare dal torpore dei primi panettoni. Diciamo che Cefalù con la grinta di Carmelo Monaco in campo cambia veramente faccia. Se Carmelo Monaco si sveglia, carica la squadra. Credo ci vorrebbe un altro canestro per incitare ancora di più, per sollecitare ancora di più il pubblico, che abbiamo avuto a riscontro, Ciccio, in altre occasioni, in altre dirette, e dove è stato veramente determinante per le rimonte della squadra. Allora speriamo che tutto questo possa avvenire, che il pubblico possa essere il sesto giocatore in campo. E allora forza Basket Zannella, cerchiamo di recuperare questa partita, quantomeno giocarcela a testa alta contro la prima della classe. Certo. 7 minuti e 17 dal termine. Se Cefalù riesce a fare canestro ora, si porta a 61, a 6 punti di distanza. Il Pacheco deve già guardare la partita con un occhio diverso. Mi fa paura la difesa del Pacheco. Vediamo Carmelo Monaco, vedi come cercano ora loro dopo la sospensione di recuperare il pallone. Se entrano più concentrati in difesa, stanno dando veramente fastidio. Ora Peppe è libero su questo pick and roll, ma non viene servito Monaco. Peppe da 3 addirittura, questo non ci voleva.
diciamo che Monaco si sta battendo come un leone per cercare di recuperare i palloni, e dovrebbe essere un po' di attenzione. Pacheco in fase difensiva è tornata nuovamente a essere grintosa e a riprovare con i raddoppi di marcatura subito per cercare di non farci impostare l'azione. Grande difesa intanto di Carmelo Monaco, di Terrasi, pensavo quasi una palla recuperata da parte dei biancocelesti. Poca lucidità anche da Pacheco, è stata aiutata dalla fortuna questa volta. Buona la difesa del Cefalù, mi sta piacendo, buona la determinazione pure in attacco. Ecco Peppe, palla sgarlata, Carmelo cerca il tiro da tre, no, ripassa sgarlata, cerchiamo di penetrare ragazzi, buttiamoci dentro, forza, difesa è forte, prende posizione sgarlata per Carmelo che è da tre dall'angolo, sfortunato, peccato, questa bomba sarebbe stata decisiva per il proseguo della partita, imposta a 8. Non ci ha voluto bene il canestro questa volta, non siamo stati aiutati dal cerchio maledetto in questa occasione. Cefalù pressa, cerca di recuperare. Un fallo che ha visto la posizione di Faran, ha tirato fuori sgarlata dalla difesa, si è liberato, ha dato due metri per un buon passaggio di Valentinas e poi dopo ha subito il fallo. Diciamo che Pacheco ha dei giocatori che fanno vedere belle cose di basket veramente, quindi veramente è meritato il loro primo posto, perché soprattutto sono una squadra, vedi? Io penso che in un campionato difficile tirato come quello della Serie C regionale di basket, se stai in testa al girone, alla fine del girone d'andata, vuol dire che devi avere veramente dei buoni giocatori, e lo stanno dimostrando, stanno giocando un buon basket, soprattutto in fase difensiva ci stanno mettendo davvero tanto in crisi. Di nuovo 12 punti di vantaggio da parte del Pacheco, 78-59 a 5 minuti e 40 dalla fine. Angelo Lombardo cerca di servire Peppe a spalla a canestro che cerca di avvicinarsi e battere Faran, tiro buttandosi indietro, Peppe una scelta non felice, sorride chiamandosi un fallo che forse non c'è stato, Valentinas solo sul perimetro, sbaglia fortunatamente, Faran si butta al rimbalzo, palla contesa dice l'arbitro, ed ha ragione secondo me, perché si può contendere pure fisicamente una palla con tutti e due, ma la palla rimane a Cefalù fortunatamente, perché aspettava a Cefalù la palla in questa occasione, si appresta a entrare, ecco Massimo tira fuori un lungo e fa entrare un corto, quindi sicuramente starà ordinando qualche situazione di pressing difensivo. È importante però avere anche la sicurezza dei rimbalzi, perché sono rimasti in campo Monaco e Sgarlata, e Monaco si sta prendendo le posizioni sotto canestro. Ecco la bomba, un passaggio non sporcato questo tiro da tre di Angelo Lombardo, poca lucidità. Mentre Pacheco continua a fare il gioco, vedi, i giocatori occupano gli spazi liberi, il Cefalù ritorna in difesa a volte arrancando disordinatamente, lascia degli spazi veramente incomprensibilmente vuoti vicino canestro, e Pacheco riesce sistematicamente, grazie alle sue guardie, a trovare il passaggio smarcante sotto canestro. Pacheco ha delle guardie che hanno dei guizzi che riescono a smarcare i giocatori a due metri dal canestro, e naturalmente una squadra del genere quando ha il giocatore libero a due metri dal canestro non ci perdona. Infatti stanno subendo fallo, Faran dalla lunetta mette dentro tutti e due, e soprattutto abbiamo notato stasera che hanno tutte le mani calde i giocatori, stasera sbagliano pochissimo, vuoi dalla lunga distanza, vuoi sotto canestro, vuoi dalla lunetta, quindi sbagliano poco, e questo ha fatto un po' la differenza. Oltre al bel gioco c'è stato anche questa cosa in più, il fatto di avere le mani calde stasera. Guarda Roberto, vedi Fabrizio, Angelo è stanco, si chiama l'aiuto del blocco, due uomini vanno addosso a lui, c'è il suo compagno libero, buona la penetrazione di Marsala, che tutti si aspettavano il tiro, invece ha penetrato e appoggiato a tabellone. Dicevo, Angelo Marsala non riesce a servire il pivot che viene lasciato completamente libero sul blocco del pick and roll, Peppe. Mentre buona lo scarico, ecco qua Faranna va a canestro, è un gioco veramente facile, è veramente disarmante il modo facile con cui il canestro trova la via con cui il Pacheco trova la via del canestro. Buona il canestro di Angelo Lombardo. Non so se hai notato
loro ci raddoppiano in fase di impostazione di gioco, noi invece caschiamo come degli stupidini in azioni di recupero, quando facciamo la classificazione di aiuto al recupero, e veniamo giustiziati proprio in queste azioni qui. Sì, andiamo a raddoppiare quando magari ci sarebbe bisogno solamente di un piccolo aiutino, ma perdiamo di vista il nostro uomo che subito piglia la posizione più pericolosa sotto canestro. Intanto è uscito per falli il numero 15, Erice, che dal cognome fa capire tutte le sue origini trapanesi. Carmelo Monaco porta la palla avanti per Pirrone e per Angelo, che ferma un poco troppo il pallone per i miei gusti. Carmelo Marsala recupera un pallone un poco sporcato, Peppe sotto canestro cerca palla, Angelo fa bloccare la palla sul ferro e si lamenta per falli subiti. Ecco che la palla ora è di possesso del Paceco, perché contesa, l'ultima è stata a favore del Cefalù, ora sarà a favore del Paceco, e così è stato, rimessa da fondo campo quando il Paceco è a 12 punti di vantaggio, 75-63 a 3 minuti e 39. Timidamente un tamburo cerca di svegliare il pubblico cefaludese, ma è proprio un tamburino sordo più che sardo, e che non sveglia nessuno. Subisce ancora canestro Cefalù, ma l'arbitro non ha nulla per sfondamento, secondo me. L'arbitro sta cercando di dare una mano a questo Cefalù, poco convinto di questi ultimi minuti, però 12 punti, 3 minuti e 36 si potrebbero ancora recuperare. Io credo che sia ancora una partita giocabile, non è una partita da non giocare. Mancano 3 minuti e mezzo, sono 12 punti, solo che non vedo la convinzione. Ti ricordi la scintilla a 7 minuti dalla fine? C'è stata una scintilla, due scintille, tre scintille, non sono riuscito a far prendere fuoco alla partita di recupero del Cefalù, come è successo in altre gare dove con Licata abbiamo recuperato 15 punti, con altre squadre pure, se non mi sbaglio, abbiamo recuperato partite, ma queste scintille non hanno acceso il fuoco. Solo Carmelo Monaco sta battendo come un leone, uno contro uno, guarda come incita i compagni, perché sa che può ancora vincere lui. Questa è una lettura di Carmelo. I suoi compagni sono rimasti a fare lo schema, si è aperto un varco e ne ha approfittato benissimo Carmelo Monaco. Guarda con che facilità, finta di giro, si apre la difesa e va a canestro fino in fondo. Troppo facile per il Paceco fare canestro, quindi troppo scarsa la difesa in questo momento. Quindi stoppato Peppe Terrasi, che purtroppo... E quando un giocatore di 2 metri prende una stoppata, vuol dire che davvero c'è qualcosa che non funziona in fase offensiva. Guarda come hanno lasciato solo. Ci schiaccia in faccia Faranna, sigillare la vittoria del Paceco su un Cefalù mesto che ha alzato troppo presto le braccia. Troppo presto bandiera bianca. Bandiera bianca, peccato veramente, perché i primi due quarti mi avevano fatto presagire a un finale molto, ma molto più entusiasmante. Adesso dobbiamo pensare a non prendere 20 punti. Diciamo, Sgarlato in panchina in questi momenti finali io non lo vorrei, perché Sgarlato ha dimostrato che stava andando bene. Urso pure lo vorrei in campo in questi minuti finali, perché qualche bomba poteva riaprire la partita. Infatti Ciccio, non capisco perché questo poco impiego, a parte che non possiamo sapere se eventualmente ha qualche infortunio, però questo poco impiego di Urso. Ma diciamo che coach Fiasconaro ha cercato i punti di Terrasi, che purtroppo non sono venuti nonostante il suo impegno. E francamente non lo so se ha fatto bene. Io li volevo tutti e due in campo, perché Terrasi si tirava addosso gli uomini e creava un po' di spazio per Sgarlata. Monaco invece che può battere sempre tutti, guarda Terrasi si fa stoppare un'altra volta, purtroppo anche diciamo questo Faranna è un grillo di 2 metri che ha un'agilità che fa paura, del resto è un giocatore che costa un bel po' di soldini, e quindi diciamo li merita tutti, perché e tra l'altro è un giocatore di serie superiore, non è uomo da C regionale, lo sta dimostrando sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ha stoppato 2 volte sia Peppe che Angelo, l'arbitro gli ha fischiato fallo ed è stato un po' generoso con Lombardo su questo fischio.
Cefalù 65, Pacheco 79, 14 punti quando Angelo è dalla lunetta, può accorciare il divario a 12 punti, sbaglia il primo. Un Angelo stanchissimo, poverino, dobbiamo certamente ringraziarlo perché è stato, se non mi sbaglio, 40 minuti in campo, essendo l'unico playmaker a disposizione di Fiasconaro. Sì, tranne una pausa di 3 minuti nella quale ha giocato Tumminello, poi sì, per il resto sì, tutte le sorti della partita sono state sulle spalle di Angelo Lombardo, bello, che bello, ha veramente dato il cuore, ma contro un Pacheco del genere, guarda cosa riesce a fare Faranna con tre uomini addosso, prende un fallo che forse potrebbe anche essere condannato con l'intenzionalità, ma l'arbitro ci ha graziato perché... Ma Monaco dice col suo sguardo che Faranna ha fatto un film, si è buttato. Comunque Cefalù messo si appresta a rimanere purtroppo in classifica a 10 punti, che adesso col Pacheco ci poteva anche stare una sconfitta con la capolista, però peccato perché, ripeto, forse con Gallo e Fabrizio Buscemi questa partita la portavamo a casa, per come il Pacheco l'ha affrontato il Cefalù con Gallo, perché Gallo secondo me è un'arma tattica per Fiasconaro, in quanto è un jolly che può praticamente 5 secondi fischiati, no, fallo subito, Carmelo. Sì, vedi Carmelo se si fa mettere le mani addosso, li ha spinti via, perché Carmelo è l'unico veramente arrabbiato di questa squadra, sì, l'unico veramente, forse il capitano è l'unico, l'ultimo ad arrendersi, esatto, oltre che l'unico, veramente l'ultimo ad arrendersi, e lo sta ed dimostrando, è commovente, è per vero, quello che l'ha sta dimostrato, facendo è stanco, lo dimostra anche in questo tiro libero sbagliato, è stanco, però con le poche forze che rimangono ha lottato e lotterà credo sino all'ultimo secondo. C'è sospensione, ma ormai diciamo che i giochi sono fatti 80-67, siamo 13 sotto a 1,56. Può inventare Giuseppe qualcosa a Fiasconaro, subito bombe da tre, mettere il direttore, recuperare la partita, tiro dopo 3 secondi, pressing a tutto campo, Pacheco perde la testa, ma con i palleggiatori che ha Pacheco ci credo poco, ha un recupero di 3-4 palloni nel giro di 2 minuti. Se vogliamo crederci... Cioè, deve provare. Deve assolutamente provare. Qualcosa starà dicendo, vedi? Sta preparando sicuramente qualcuno a dire: tiriamo da tre, canestro facile subito dopo 5 secondi, forziamo. Ma io proverei anche, tutto e più proverei anche con un fallo sistematico, solo che già è in piedi la bandierina dei falli di squadra, quindi anche con quella, anche col fallo sistematico non riesce a recuperare, perché questi hanno difesa delle forte, percentuali di tiro che... difesa forte, pressing, recuperare palloni e tirare subito in attacco. Può darsi che puoi recuperare 13 punti. Bisogna che soprattutto i giocatori ci credano. E ti ripeto, con Carlos Gallo in campo, che è un'arma tattica non indifferente per coach Fiasconaro, questa partita sarebbe andata in modo diverso, perché ci dimentichiamo che Carlos Gallo può giocare in quattro ruoli, ha giocato in B1 in quattro ruoli, io mi ricordo a tempi, cattivissima difesa, Cefalù, ecco Faranna ci grazia, giocano la palla al limite. Cefalù ha cercato un pressing, Peppe, sì, e stava campo, subendo, stava, e stava subendo, subendo subito canestro. Ma io credo più che altro, guarda. Terrasi non ha seguito il suo uomo, è andato incontro alla palla e non credo che ci sia stato Angelo che ha chiamato aiuto nei confronti di Terrasi. Angelo lotta fino alla fine, ma siamo in una... Guarda il pressing, vedi, non lo fanno manco più, guarda, grida adesso. Del resto una squadra che fa del pressing la sua arma principale, si allena tantissimo contro il pressing, certo, perché giustamente in allenamento per provarlo devi saperlo pure attaccare, e quindi loro sanno come attaccarlo, capisci? Prova Angelo, come ho detto, in una bomba da tre subito, ma purtroppo non entra, quindi la partita si può dire che belle archiviate. E io penso che è finita. Ecco, è finita la partita, dobbiamo evitare di prendere gli ultimi canestri inutili. Ecco Monaco dal perimetro, peccato, mette il piede, sbaglia. Ah, Pirrone, peccato questo ragazzino. Prova un tiro da tre. Poteva prendere un Carmelo Marsala e lì c'è il rimbalzo. Pirrone. 44 secondi alla fine, 84 Pacheco, 69 Cefalù. E Massimo fa entrare. Colgo l'occasione per salutare gli amici di Pacheco, che sicuramente qualcuno sta ascoltare Cefalù e Piradio.
e sicuramente noi forse non abbiamo tifato troppo per il Cefalù, ma del resto è una radio locale di Cefalù. Comunque voglio dire a Pacheco che è veramente una squadra ben guidata, che ha un bel gioco e che veramente è la squadra più accreditata a vincere questo campionato, almeno in questo girone, poi non so l'altro girone. Certo, poi dovrà andare a scontrarsi contro la corazzata Messina dall'altro lato. Vabbè, dall'altra le promozioni parte forse saranno due, quindi non è una sola. I playoff sono sempre una scommessa, giusto? Sì, sì, certo. Io mi ricordo un playoff dove Cefalù non era da considerare nemmeno nelle prime quattro squadre del campionato, e tu c'eri se non mi ricordo sì, male. Sì, sì. I playoff sono tutta un'altra, basta un infortunio, qualche giocatore fondamentale ti cambia la squadra, tutti in piedi i giocatori del Pacheco aspettano il fischio dell'arbitro. È finita, posiamo il pallone a centrocampo, posa il pallone Castiglione a terra, si abbracciano i giocatori, tutto sommato il livore di qualche piccolo momento è tutto ormai raffreddato. Cefalù perde una partita che tutto sommato ha meritato di perdere, mancanze troppo importanti per questa squadra, soprattutto contro la capolista, sono state determinanti. Fabrizio Cefalù e soprattutto Carlos Gallo avrebbero fatto comodo a coach Fiasconaro, ma diciamo che tutto sommato siamo contenti che con i ragazzi di Cefalù ci troviamo a 10 punti alla prima giornata di ritorno, 10 punti che ci fanno attestare al settimo posto in classifica e quindi ci danno la possibilità di partecipare ai playoff, e quindi il campionato continua con la garanzia di rimanere in C2. Esattamente, Ciccio ha detto delle parole giustissime, forse 17 punti ci penalizzano un po' troppo rispetto a come abbiamo giocato soprattutto nei primi due quarti, poi probabilmente come hai detto tu ci sono mancati quegli innesti che potevano essere fondamentali per giocarcela fino alla fine. Io penso che un Carlos Gallo con il suo saper dettare i ritmi forse ci avrebbe tenuto in gioco fino alla fine, ma un plauso va fatto ai ragazzi. Allora noi chiudiamo questa radiocronaca. Intanto volevamo augurare a tutti gli sportivi buone feste da parte del basket Zanella Cefalù, rinnovare ancora gli auguri da parte della società, l'appuntamento alla prossima, ricordando sempre che le radiocronache in diretta su CRM Piredio delle partite interne del basket Cefalù. Ancora a tutti voi buona domenica e buone feste da parte di Ciccio De Lise, un saluto particolare agli amici di Pacheco, saluto Barbera l'allenatore, ottima partita, meritata vittoria e tanti auguri. Chiuderemo questa radiocronaca con un applauso ai ragazzi del Pacheco, in bocca al lupo per il proseguo del campionato.